Ciao amiche e ciao amici, nella seduzione è meglio cercare o non cercare? Non esiste una regola fissa, standard, perché dipende un po' dal tipo di persona che abbiamo di fronte. Ci sono persone con le quali è meglio fare un po' più di pressing, altre con le quali è meglio evitare di fare pressing. Quindi alcune vanno cercate, altre vanno cercate molto di meno. Perché chi va cercato è perché comunque ha una sorta di narcisismo che in qualche modo va soddisfatto e lui vuole o lei vuole ricoprire il ruolo del topo che fugge e si aggancia in qualche modo al gatto che rincorre. Però ovviamente non va fatto poi un eccessivo pressing. Vedremo che in entrambe le situazioni poi quello che coinvolge è quando comunque viene tolto. Ci sono persone che bisogna toglierli, ad esempio, quasi prima di darli, cioè nel senso che ci si presenta e poi si lascia loro il ruolo di inseguitore. È ovvio che durante la presentazione bisogna provare a dare qualche stimolo. Ad esempio, se un uomo riesce ad avere il numero di telefono di una donna, per dire, e vuol capire come comportarsi, converrà fare una telefonata dopo un po' di giorni, stare un po' a parlare al telefono senza invitarla da nessuna parte. In questo modo le dai, sì che le dai possesso, perché comunque fai vedere che sei interessato, che comunque che la cerchi, quindi gratifichi se non altro la sfera logico-razionale, ma dall'altra parte non la, come dire, non la inviti da nessuna parte, quindi non invitandola da nessuna parte vai a tirare un po' l'elastico del desiderio e non ti potrà dire niente. Poi tra l'altro, dopo un po' di volte che hai fatto questa cosa qua, puoi fare un test per vedere se c'è coinvolgimento o meno. Dice, ah, mi piacerebbe tanto una sera che ci potessimo vedere, ma guarda, in quel periodo, e vedi, aspetti un attimo, vedi che cosa succede dall'altra parte. Questo ovvio che se tu fossi magari da un contatto visivo, per dire a far colazione al bar, eccetera, eccetera, noteresti subito dei segnali di gradimento quando tu dici mi piacerebbe tanto che ci potessimo vedere una sera, e noti, se noti che lei punta verso di te, gli si dilatano le pupille, dice ah sì, sarebbe bello, mi piacerebbe anche a me, allora quindi ti manifesta il segnale di interesse, allora a quel punto devi dire però guarda, è un periodo che sono proprio pieno, cavolo, di lavoro, mi rompo i coglioni fino anche alla sera, arrivo a casa che sono un po' stanco, non ho proprio più voglia neanche di fare nulla, ma ci capiterà sicuramente l'occasione, vai subito a togliere. E quindi in realtà cercare o non cercare non è vero né l'uno né l'altro, bisogna gestire il desiderio e il possesso, cercare e non cercare. È un po' alle volte un dare e un togliere o un togliere e un dare, è all'alternanza e l'imprevedibilità poi alla fine è quella che seduce, che coinvolge. Se tu hai sempre un comportamento standard, alla fine decoinvolgerai e ciò che ti unisce, ciò che ti ha unito, ti dividerà, come diceva Battiato. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda, servizio gratuito valido solo per gli iscritti al canale. Questa domanda riceverà un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!